La corruzione non si combatta semplicemente con le norme. Noi pensiamo che sia una grande questione educativa, culturale. Noi pensiamo che sia una grande, grande, grande sfida per il nostro paese e noi siamo il governo che ha fatto partire l'ANAC, siamo il governo dell'auto che ha istituito il reato di autoriciclaggio, quindi noi siamo persone che vanno a testa più che alta su questi temi. Non si tratta di un nuovo disegno di legge, ma il disegno di legge di Orlando di settembre è irrobustito da queste norme e riguardano essenzialmente il fatto della pena minima della corruzione passa da 4 a 6 anni, corruzione propria da 4 a 6 anni, la pena massima da 8 a 10, questo significa che se tu patteggi comunque non puoi evitare la pena detentiva. 2, la restituzione del mal tolto, questo è il punto centrale. Accadono fatti con patteggiamenti che poi portano a restituire soltanto una parte dei denari. Per cui magari tu hai rubato e per effetto delle norme attualmente in vigore che succede? Succede che il reo, diciamo così, patteggia, non va in carcere, non restituisce tutto il mal tolto. Per darvi un quadro, ci sono circa 50.000 carcerati oggi in Italia, più o meno forse adesso 54.000, quindi un po' di più. Di questi 54.000, 257 sono per corruzione passata in giudicato. Poi ci sono un altro centinaio in attesa di giudizio e questo è un grande tema di come riuscire a ridurre il più possibile la detenzione in attesa di giustizia, in attesa di giudizio, la custodia cautelare, ma questa è un'altra storia. Il punto centrale è che chi viene condannato deve essere messo poi in condizioni di pagare tutto, pagare fino all'ultimo centesimo, pagare fino all'ultimo giorno. 3, viene reso più semplice la confisca e questo riguarda anche gli eredi. Quindi io faccio qualcosa di male, poi sfortunatamente mi accade qualcosa, perdo, ora non è elegantissimo, siccome l'altra volta l'ho fatto su di te, hanno fatto una battuta, lo faccio su di me, se ho rubato ed è confermato che ho rubato, i miei eredi sono corresponsabili nel senso patrimoniale del termine, cioè la confisca può andare anche sugli eredi. 4 e ultimo punto, si allunga la prescrizione di media? Si allunga, si sospende con la, secondo la formulazione che avevamo fatto, si sospende con la condanna di primo grado di 2 anni e 1 anno ulteriore dopo l'appello. Il punto centrale è che questo riguarda, come ci siamo detti, come ovvio che sia, naturalmente riguarda questo tema della prescrizione, ma come riguarda le vicende del passato? No, riguarda le vicende, è evidente che per chi ha commesso reati in passato vige il principio giuridico del favor rei, come è statuito e sanzionato dalla nostra Carta Costituzionale, nonché dai principi dell'ordinamento, nel momento in cui questo testo diventerà legge, noi ci auguriamo il prima possibile, ci sarà anche questo elemento in più. Gli elementi chiave però mi sembrano che pagare tutto, pagare fino all'ultimo giorno, pagare fino all'ultimo centesimo, questa è la sintesi. Credo che sia una risposta seria da parte del governo, auspichiamo che il Parlamento faccia il più veloce possibile e ci impegniamo anche per la nostra quota parte di responsabilità all'interno del dibattito parlamentare a accelerare il più possibile questa discussione.